Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tweet of the Week. In realtà l'ultimo appuntamento di Tweet of the Week per il 2020. Sì, ci prendiamo un paio di settimane di pausa e ci ritroveremo nella settimana dopo quella della Befana. Perché comunque abbiamo bisogno di riposarci, abbiamo bisogno di fare un po' di restyling, anche probabilmente grafico. Abbiamo comunque fatto 30 settimane consecutive e direi che possiamo prenderci un attimino di tempo per riflettere un attimino sui prossimi tweet e magari faremo anche una carrellata dei migliori tweet che ci saremmo persi proprio durante le vacanze. Questo non ve lo posso escludere, non ve lo posso nemmeno promettere. Però io sono qua, io sono Stefano, la voce di W Italian Podcast, per parlarvi dei 5 tweet che ho preferito in questa settimana ed eccomi qua, che parto con la posizione numero 5. Al quinto posto c'è un tweet di MJF, il quale sottolinea quanto Sammy Guevara sia un performer e un professionista straordinario. Sì, credo proprio sia una perculata, ma queste sono cose che capitano anche nelle migliori famiglie, una famiglia come quella della Inner Circle. Al quarto posto invece abbiamo Luther, un tweet che non ho capito immediatamente, ma poi quando ci sono arrivato ho pensato, ok, questa battuta avrei potuto farla io e quindi sì, mi è piaciuta tanto. Che battuta è? Beh, dice al Serpentico di non mangiare troppi topi durante le vacanze perché ha in mente delle mosse incredibili per l'anno nuovo. E io ho pensato, ma come mai questo ragazzo dovrebbe mangiare dei topi? Perché Serpentico? Ma è chiaro, Serpentico mangia i topi. Ok, era brutta, lo so, ma a me fa ridere perché sono battute che io potrei fare e quindi l'ho voluto inserire. Al terzo posto invece c'è Taz che dice una cosa molto interessante, retweeta una foto che aveva messo Anna Jay dopo un allenamento. Anna Jay in quel caso aveva un top arancione e sapete che l'arancione è un po' il colore che contraddistingue Taz fin dalla notte dei tempi. Beh, ha praticamente rilanciato questo tweet dicendo e adesso non fate partire rumors che io sto reclutando altre persone, magari da altre fazioni. Magari sì, invece, chi lo sa, il Team Taz potrebbe avvalersi anche di una figura femminile. Non credo sarà facile con Anna Jay, però cosa volete farci? Ci si può sempre provare. Al secondo posto invece il tweet di Nyla Rose. Nyla Rose ha fatto una proposta che non è niente male. Ha chiesto un match tra gli Young Bucks, gli Hybrid 2, i Top Flights e i Lucha Bros. Mettendo insieme questi quattro, lei crede di poter fare un grandissimo match. Ovviamente mette una discriminante. Intorno al ring ci dovranno essere dei trampolini. Vogliamo proprio vederla questa cosa e noi sponsorizzeremo questo match assolutamente. Un'altra cosa interessante è stata la presenza di Fuego del Sol, che è andato insomma da Brandy e compagnia cantante a fare uno degli shot of Brandy. Ovviamente quando si è presentato lì in modo molto amichevole ha anche messo la maschera a al cane di Brandy e di Cody Farò. E quindi quello che è successo è che Sammy Guevara ha preso questa foto e ha fatto una citazione bellissima, veramente bellissima, scrivendo It's a bird, it's a plane, it's Farò del Sol. Sostanzialmente, se non sapete che citazione è, ve la posso dire, però sarebbe molto bello andarvela a cercare, è una citazione che riguarda Superman. Quando lo si vedeva in cielo, è un uccello, è un aeroplano, no, è Superman. In questo caso Farò, il nome del cane, del Sol, perché aveva la maschera proprio di questo lottatore. Quindi è stato molto bello e poi lo sapete, insomma, io con gli animali ho sempre un buon rapporto, per cui quando vedo un cane, poi quel cane è veramente bello, quando vedo un cane, insomma, non capisco più niente e devo assolutamente inserirlo. Questi erano quindi i 5 tweet di questa settimana. Vi ricordo che ci vedremo sicuramente nell'anno nuovo e avremo altri tweet di cui parlare, probabilmente con un restyle grafico. Insomma, tante cose stanno cuocendo nella pentola di W Italian Podcast. Continuate a seguirci e noi vi terremo informati di tutto quello che cambierà, di tutto quello che si muoverà. Grazie davvero di cuore. Io sono Stefano, la voce di W Italian Podcast. Noi ci risentiamo alla prossima.